Speriamo anche che non ci siano incidenti e che il pubblico riesca a manifestare la propria gioia e la propria volontà di partecipazione a questa bellissima festa soltanto nel modo giusto, nel modo corretto, nel modo più sportivo. Ecco di nuovo il canapo in tensione, abbiamo la Ferruzza in primo piano, Sant'Andrea, Samo che passano velocemente davanti alla nostra telecamera mobile. I cavalli sembrano davvero pronti a partire nel modo giusto. Il mossiere sta dando gli ultimi consigli. Occhio, 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 urla il nostro valoroso mossiere. La posizione strategica dei cavalli non permette di capire se siamo davvero pronti alla partenza giusta. Le strategie sono infinite, molto più che non nelle squadre di calcio ideate da Arrigo Sacchi. E si tiene d'occhio, naturalmente, eccoli, partiti. Partiti, partiti. Credevo che fosse una falsa partenza, invece è in testa Botteghe. È in testa Botteghe seguito da Raimonda. La corsa è vincente. In testa nettamente Botteghe, seguito sempre da Raimonda e da Sant'Andrea. Quarto Samo, quinto in rimonta Massarella, ecco ancora Botteghe in testa, siamo sulla dirittura del primo giro, Botteghe seguito sempre da Raimonda, Sant'Andrea che sta quasi rimontando, Samo quarto e poi Massarella e ultimo Ferruzza. Botteghe guida spavaldamente questa prima batteria fin dalla partenza. 4, 5, 6, 7 metri di vantaggio su una coppia di cavalieri che in questo momento vede Sant'Andrea in grande rimonta. Botteghe che alza già le mani nel segno di vittoria, secondo Sant'Andrea, il terzo porta Bernarda con Samo che soltanto inutilmente ha tentato di strappare la posizione giusta per poter entrare in finale. Addirittura il fantino di Samo è caduto nell'ultimo disperato tentativo di rimonta. Bella, bellissima questa prima batteria che ha visto la vittoria di Botteghe, seconda posizione per Sant'Andrea, terza posizione per Porta Bernardi. Il primo degli esclusi è Samo.